Campionato di calcio a 5 Serie C1. Pareggio casalingo per la Virtus Termini, beffata nel finale da un calcio di punizione. Ma vediamo nel dettaglio risultati e classifiche della seconda giornata. Ralbutai, Arcobaleno Ispica, 3-2. Catania Calcio a 5, Arbor Sporting Club, 2-3. Città di Sortino, Ennese, 2-3. Futsal Battiati, Pro Gela, 1-2. Juventus Club Scirea, Futsal Messina, 4-5. Sant'Isidoro, MM Futsal Club, 2-8. Virtus Termini, Azzurri Futsal Palermo, 2-2. Visseri Club, Santa Lucia del Mela, 5-6. In classifica, MM Futsal Club, Ennese, Futsal Messina, Santa Lucia del Mela, 6 punti. Ralbutai, Pro Gela, 4. Juventus Club Scirea, Arcobaleno Ispica, Arbor Sporting Club, Sant'Isidoro, 3. Virtus Termini, Azzurri Futsal Palermo, 1. Ancora a secco, Catania Calcio a 5, Futsal Battiati, Visseri Club, Città di Sortino. Nel prossimo turno si affronteranno Arcobaleno Ispica, Pro Gela. Azzurri Futsal Palermo, Ralbutai. Ennese, Sant'Isidoro. Futsal Messina, Catania Calcio a 5. Arbor Sporting Club, Visseri Club. Juventus Club Scirea, Futsal Battiati. MM Futsal Club, Virtus Termini. Santa Lucia del Mela, Città di Sortino.